Salve a tutti ragazzi, bentornati in una nuova puntata qui su Brawl Stars. Nella scorsa puntata mi avete dato un supporto veramente pazzesco e quindi riprendiamo con mano questo gioco. Dalla scorsa volta a oggi non ci ho potuto giocare veramente tantissimo e quindi farò qualcosa di diverso rispetto all'ultimo episodio, ovvero giocherò insieme a qualcuno di voi del clan. Quindi a fine episodio vi farò vedere le informazioni per entrare nel clan o club, quello che è. Quindi ci divertiremo insieme con voi. Vi lascio direttamente alle partite che abbiamo fatto, quindi mi raccomando, pollice in su se questa serie vi piace e buona visione. Ok, cominciamo questa rapina insieme a Gaspar e un altro Freak, GX Freak. Vabbè, comunque iniziamo. Allora, andiamo da questa parte. Ok, via. Perfetto, mi metto un attimino qua. Ah, certo, quello mi prende lo stesso. Ok. Lui è scoppiato un po' male. Allora, c'è quello lì che colpisce dalla distanza e quindi io mi metterei un po' qua spostato. Ecco, mi sono fatto prendere piuttosto che far colpire. Oh mio Dio, che cosa sta succedendo? Ok, piuttosto che far colpire la nostra base. Ok, loro si coprono tutti quanti là, ma io posso andare. Aia, posso andare a prendere anche il mortaio da questa parte. E lo devo prendere, così colpisce me e non la cassaforte. Attento, Spike! Ok, ti ho salvato io e li ho colpiti in due. Attenzione, c'è Dynamite che si è un attimino addormentato. Ok, vai, grande. Devo stare attento io. Ok, ho lanciato lì il mio cosino. Dai, riprendi un po' di vita. Là c'era qualcuno. Wow. Hanno cambiato anche l'animazione del mortaio, dello spawn del mortaio, se non sbaglio. Dai, che qui faccio lo strike. Anche loro, però. Ok. Ci siamo quasi. Oh, per poco. Bravissimo, GX Freak. Io nel frattempo recupero un po' di vita qua sotto, ma attenzione perché c'è quello lì a destra. Perfetto, bravo Gaspar. Andiamo. Ragazzi, se volete entrare nel clan, ovviamente, io cercherò di togliere qualche inattivo. Vabbè, però se parlo nel frattempo, in effetti, mi distraggo. Cercherò di togliere qualche inattivo per cercare di farvi entrare e giocare un po' più con voi. Grande così. Dai, per poco, prendilo. Guarda con che fortuna. Ok, perfetto, io penso al mortaio. E lui è andato. Mettiamo anche la nostra ulti qua. Forse non è stata la scelta migliore perché Dynamite può fare un po' di tutto. Vediamo se riesco. Attenzione. Prova il Fraggez a togliere un bel po' di vita dalla cassaforte. Dai, continua così. Che poi rimbalza e può anche andare verso Dynamite, quindi non è facile per lui. Dai, no, via. Gotta go fast. Vabbè. Però io ho tolto un po' di vita. Bravo anche Spike. Io ho tolto un po' di vita. Sono al 16%, ne ho al 49. 4-3 secondi. Mi metto davanti così in caso colpiscono me e non la cassaforte. E si vince. Bene, molto molto bene. Il migliore è stato GX Freak, quindi sempre io il migliore. Comunque abbiamo vinto. Ho perso un po' di punti perché non è che le stia vincendo proprio tutte. Riprendendoci la mano, come vi ho detto anche da PC, è ancora un pochettino più difficile. Ragazzi, altro giro, altra corsa. Foot Brawl per cercare di vincere con Technoid e fan di tutti, GG. Bene, iniziamo. Attenzione, il mucchio selvaggio al centro. Il mio obiettivo è quello di segnare almeno un gol con El Primo, che è ottimo in questa fase qua. Ok, lui è veramente forte. Ok, andiamo via di qua. Dai, che li piglio tutti e due insieme. Ok, gli faccio anche la ulti. Boom, yes signori. Attenzione, vai. Boom, e segno. Che azione ragazzi, che azione. Ho fatto la ulti, ne ho buttati giù due. E poi boom, in porta. Mamma mia, man of the match al momento il Fraggez. Attenzione però, adesso dobbiamo impegnarci in difesa. Mi stavo gasando troppo e non ho giocato. Ok, si ricomincia. Dai, andiamo. Risultato di 1-0 al momento. C'è il nostro, è il primo che cerca di difendere. Dai. Ma ha una specie di aura quando fa la ulti, se non sbaglio. Cioè, se non ho visto male. Difendete il trombatarrione. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vabbè, io mi stavo coprendo dietro i barilotti, ma in effetti con la ulti mi ha devastato. E si riprende. Andiamo. Ah, ok. 2-0, partita conclusa.
Grande, Technoid è fan di tutti. Grandissimi, vittoria. Nice. Direi che... cioè, non l'ho giocata male, anzi. Direi che è andata molto, molto bene. Ok, ragazzi, abbiamo scherzato, ma adesso ognuno per sé. Voglio vedere se sono in grado di vincere una partita di sopravvivenza. Sto provando questo mastino grossissimo, perché ce l'ho a un livello più basso. Uno, quindi... non dovrei beccare gente di livelli assurdi. Io andrei però da questa cassa qua. Magari non c'è nessuno. Me la piglio tranquillamente. Tac, tac. Certo, con quel martellozzo, cioè, potresti anche distruggerla un po' più velocemente la cassa, vero? No? Vabbè. No, 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 no. Mi si era bloccato. No, no, c'è anche la meteora. Mi si era bloccato il tasto. Cioè, giocando da PC mi è uscito dallo schermo il click. E quindi non potevo utilizzarlo. Ok. Ok, allora da questa parte c'è lui che ha tre potenziamenti. Io, da destra c'è qualcuno, qua mi hanno beccato, qua mi beccano di nuovo, mi sa. Eh sì, infatti. Allora, mi metto dietro il cactus. Non mi prendi, non mi prendi. È come se un gigante si nasconde dietro un dito, ma stavolta ti becco io. Ok, ancora che mi attacca. Aspetta, c'è la ulti. No, 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 no. No, 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 no. Allontaniamoci, riprendiamo un po' di vita. Qua si è nascosto qualcuno, eh. Qua si è nascosto qualcuno, è come me. Attenzione. Provo la ulti. Boom. Sì, l'ho bloccato. Buttalo giù. Buttalo giù. No, io ne manco l'ultimo. Sì, stava facendo la ulti anche contro di me. Attenzione, c'è un bombardino che cerca di attaccarmi da sotto. Noi andiamo sopra. Qua sopra ci sono due che si stanno ammazzando tra di loro. Non so se fare la ulti. Io li farei un po' lottare tra di loro. E poi al momento opportuno. Boom. Uno. Scontro finale. Non ci credo. Ok, anche lui è morto per la mia ulti. Attenzione, scontro finale contro il bombardino. È tosta, però io ho 8 potenziamenti e lui solamente 1. Quindi non lo dico, non lo dico. Perché lui se si mette qua a gironzolare non riesco ad avvicinarmi. Devo aspettare che si chiuda un po' di più la zona. Quindi spostiamoci un po' di qua. Qua mi può vedere, sì. Ah, no, 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 no. Ok. La tensione ragazzi, la tensione, però c'è sempre meno spazio. C'è sempre meno spazio per lui per nascondersi, non si può più nascondere. E vince, sì, sì, e abbiamo vinto, yes, yes. Bene così, abbiamo vinto questa partita, le sto vincendo tutte al momento. O quasi, però, dai. Ci sta, gettone, perfetto, punti, il raddoppio. No, ragazzi, al momento no, perché sto facendo una partita da solo. No, 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 e mi sblocco anche questo baule, che tanto non trovo. Cosa? Così dal nulla? Non ci credo, Carl, brawler super raro. Carl lancia il suo piccone come un boomerang mentre la super... l'argento sta nelle picconate a chi gli sta attorno. In effetti l'ho incontrato spesso, però non lo conoscevo bene prima. L'ho incontrato spesso anche nell'ultima partita, quindi molto bene. Abbiamo anche sbloccato un nuovo brawler, che adesso andiamo a vedere un attimo. Ma già probabilmente lo conoscerete. Consigliatemi come utilizzarlo. Io cercherò un po' di giocarci. E magari nel prossimo episodio utilizzo questo Carl, che ha altre skin ovviamente che ancora non ho. Ragazzi, che dire, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi fosse, lasciate un bel pollice in su, un bel commento qua sotto. Ringrazio i ragazzi del clan che hanno partecipato. Vi faccio anche rivedere ancora una volta. Dov'è che si faceva? Social Club. Ecco qua. Tutte le informazioni per poter entrare, cercherò di togliere qualcuno un po' meno attivo dagli ultimi, di solitamente faccio così, quindi ragazzi, anche se come punti io sono messo molto molto male, dato che non gioco da un bel po', ecco, sono presidente ma 88esimo, ma va bene, ci rifaremo, quindi qualcuno un pochettino meno attivo lo toglieremo dal club. Riprenderemo a essere più attivi e voi avete tutte le informazioni per fare richiesta ed entrare. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, come ho detto prima, un bel pollice in su. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti, ciao ragazzi.